Nei giardini c'è una pianta che si dovrebbe lasciare secca, anche se la maggior parte delle persone la annaffia. È l'erba chiamata invidia. Nel video precedente abbiamo parlato di Giovanni di Bicci, che nel 1397 fondò il Banco Medici e portò in breve tempo ricchezza e prosperità alla famiglia Medici e alla città di Firenze, conquistandosi anche una poltrona nella signoria che a quel tempo governava la città. Alla sua morte, il figlio Cosimo, famoso poi come Cosimo il Vecchio, ereditò la sua fortuna e la raddoppiò. Cosimo è stato un politico e un banchiere, primo signore de facto di Firenze e primo uomo di stato di rilievo dei Medici, che consolidò la posizione della sua famiglia, gettando le basi per un potere che sarebbe durato 300 anni. Nacque a Firenze il 27 settembre 1389. Era figlio del già citato Giovanni di Bicci e di Piccarda Bueri. Fu educato presso il circolo umanista del monastero dei Camaldolesi, dove sotto la guida di Roberto Rossi imparò il latino, il greco, l'arabo, nozioni artistiche e teologico-filosofiche. Oltre alla formazione umanistica, Cosimo ricevette, secondo la tradizione familiare, nozioni di mercatura e finanza dal padre Giovanni, che nel corso della sua vita era riuscito a creare un'immensa fortuna economica, rinforzando di conseguenza la posizione dei Medici a Firenze. Nel 1414 Cosimo accompagnò Baldassare Cossa, cioè l'antipapa Giovanni XXIII, al Concilio di Costanza. Cossa, tuttavia, cadde in disgrazia l'anno successivo, venendo imprigionato ad Heidelberg. Cosimo quindi lasciò Costanza per spostarsi in Germania e in Francia, prima di essere nominato priore di Firenze. Nello stesso anno sposò la giovane contessina De Bardi, Rampolla, di una delle famiglie più antiche e importanti di Firenze, dalla quale ebbe due figli: Piero, detto poi Piero il Gottoso, che fu il padre di Lorenzo il Magnifico, e Giovanni. Nel 1420 Giovanni de' Medici si ritirò dalla vita economica attiva, lasciando la gestione del Banco Medici ai figli Lorenzo e Cosimo, anche se Lorenzo visse politicamente all'ombra del fratello, che dimostrò di avere maggiore capacità nella gestione degli affari. Cosimo, infatti, in breve tempo riuscì ad ampliare la rete finanziaria della famiglia e, grazie al potere economico acquisito, riuscì a controllare la politica fiorentina. Ma fu solo dopo la morte del padre Giovanni nel 1429 che Cosimo si trovò a essere il capofamiglia e il vero rappresentante degli interessi medicei a Firenze. Alla morte di Giovanni, inoltre, si formarono due rami della famiglia Medici. Cosimo divenne il capostipite dei discendenti del ramo di Cafaggiolo, mentre Lorenzo quello del ramo Popolano. I nemici di Cosimo erano le antiche famiglie magnatizie degli Albizzi e degli Strozzi, a capo della politica fiorentina da oltre 50 anni. Grazie a Cosimo i Medici costituirono una sorta di partito politico, per merito anche delle molteplici alleanze strette, in grado di contrastare la fazione oligarchica degli Albizzi e tenere alla larga le minacce rappresentate dagli Strozzi. I Medici, in effetti, erano una novità nell'ambito dell'aristocrazia cittadina. Proprio per questo motivo Cosimo decise di allearsi con diverse famiglie patrizie. Nel 1430 Palla Strozzi e Rinaldo degli Albizzi, rendendosi conto della minaccia rappresentata da Cosimo de' Medici, provarono a mandarlo in esilio con alcuni pretesti, ma i tentativi non ebbero l'esito sperato, grazie anche all'opposizione di un altro grande magnate col quale condividevano il potere, Niccolò d'Auzzano. Alla sua morte le cose cambiarono e non ci furono più ostacoli all'arresto di Cosimo, che in seguito, il 5 settembre 1433, venne incarcerato con l'accusa di aspirare alla dittatura. E rimase nell'attuale Palazzo Vecchio, all'epoca chiamato Palazzo dei Priori e poi Palazzo della Signoria. Cosimo si rifiutò addirittura di mangiare il cibo passatogli dagli aguzzini, poiché temeva di essere avvelenato, ma in seguito riuscì a ottenere che gli fosse portato il cibo da casa. La pena della carcerazione ben presto venne tramutata in esilio, anche perché il governo oligarchico con a capo Rinaldo degli Albizzi dovette fare i conti con le pressioni degli altri stati italiani, che erano contrari alla proposta di condannare a morte Cosimo. Pertanto Cosimo si spostò a Padova e in seguito a Venezia, che era sede di una delle prestigiose filiali del Banco Mediceo. Il suo, infatti, fu un esilio dorato, grazie alle consistenti riserve di capitali di cui poteva disporre, ma anche grazie alle potenti amicizie di cui beneficiava.
Nonostante si trovasse in esilio, Cosimo riuscì comunque a influenzare le decisioni della signoria oligarchica di Firenze e l'obiettivo era quello di preparare il suo ritorno. Approfittando della crisi del regime oligarchico nell'agosto 1434, la Repubblica decise di nominare una signoria interamente filomedicea, che poco dopo richiamò Cosimo a Firenze. E il suo rientro, avvenuto il 6 ottobre di quell'anno, fu a dir poco trionfale. Fu acclamato e sostenuto dal popolo, che preferiva di gran lunga lui agli Albizzi. Dopo aver mandato in esilio i suoi avversari, Cosimo stabilì una signoria de facto, che durò 30 anni, e si affermò come arbitro assoluto della politica fiorentina, pur senza coprire direttamente cariche ufficiali, a parte due investiture come gonfaloniere di giustizia. Seguendo le orme del padre, Cosimo aveva uno stile di vita relativamente modesto, da privato cittadino. Controllava tutto attraverso i suoi uomini di fiducia, ma rimaneva formalmente rispettoso delle libertà repubblicane. In politica estera, Cosimo continuò la tradizionale alleanza con Venezia contro Milano, che era governata dai Visconti. In quel momento il duca di Milano era Filippo Maria Visconti, che rinnovò la guerra contro Firenze. Firenze, estremamente debole dal punto di vista militare, fu salvata nella battaglia di Barga grazie all'intervento di Francesco Sforza, che all'epoca era al soldo dei veneziani. E nella battaglia di Anghiari del 29 giugno 1440, l'esercito milanese fu sconfitto da quello fiorentino, che era guidato dal cugino di Cosimo, Bernadetto de' Medici. Nel 1435 Cosimo ebbe l'opportunità di conoscere personalmente Francesco Sforza, col quale strinse presto un'intensa amicizia. Il prestigio di Cosimo aumentò quando nel 1439 si tenne a Firenze il Concilio Ecumenico. Cosimo riuscì a convincere Papa Eugenio IV a spostare il concilio da Ferrara a Firenze. La presenza di un evento di importanza mondiale fu fonte di prestigio sia per la città che per l'economia. Dopo la morte di Filippo Maria Visconti, il potere di Cosimo all'interno di Firenze si rafforzò. Avendo avuto disguidi con Venezia per questioni di carattere commerciale e finanziario, Cosimo sentiva il bisogno di un potente alleato. E grazie alle sue numerose sovvenzioni economiche, l'amico Francesco Sforza, che aveva sposato la figlia del defunto duca Bianca Maria Visconti, fu proclamato duca di Milano e Cosimo ottenne così un importante alleato, anche se dovette lottare per far accettare ai fiorentini l'alleanza con l'odiata Milano. Venezia non la prese bene e dopo aver stipulato altre alleanze che non andarono a genio ai fiorentini, portò avanti una guerra contro Francesco Sforza, ma nel 1454, grazie anche alla mediazione di Cosimo e di Papa Niccolò V, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano firmarono la cosiddetta Pace di Lodi, presso la residenza di Francesco a Lodi, che mise fine allo scontro tra Venezia e Milano, e garantendo all'Italia pace stabile, favorì la fioritura artistica e letteraria del Rinascimento. Il mecenatismo fu un'arma nelle mani di Cosimo, che lo utilizzò come investimento propagandistico. Diede protezione agli artisti, finanziò i letterati e patrocinò la costruzione di edifici pubblici. Tutto questo ne decretò la consacrazione a Pater Patriae, ovvero Padre della Patria, nome con cui verrà sempre ricordato. Cosimo non permise mai che il suo nome si dissociasse da quello di Firenze e si mostrò sempre come un benefattore della cittadinanza piuttosto che un oligarca altezzoso. Promosse con vera competenza l'agricoltura, incrementò il commercio e diede a Firenze una fortuna economica solidissima. Fece ricostruire il convento di San Marco da Michelozzo ed essendo erede della libreria dell'umanista Niccolò Niccoli, la trasportò nel convento di San Marco, rendendo accessibile la loro consultazione. Portò avanti i lavori nella Basilica di San Lorenzo, iniziati nel 1419 dal padre e progettati da Filippo Brunelleschi, e dal 1420, col suo appoggio, cominciarono i lavori per la costruzione della cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, progettata da Brunelleschi, che conferì al Duomo di Firenze completezza e imponente magnificenza, diventando uno dei simboli del Rinascimento. La cupola è considerata da alcuni la più importante opera architettonica edificata in Europa dall'epoca romana. Nel 1429, assieme al fratello Lorenzo, incaricò Donatello del completamento e della decorazione della Sagrestia Vecchia, che era il capolavoro architettonico di Filippo Brunelleschi. Nel 1456 incaricò Michelozzo e Filippo Brunelleschi di ristrutturare e di abbellire un'antichissima chiesa, l'Abbadia Fiesolana. Nel 1444 Cosimo decise di rendere pubblico l'accesso alla sua immensa biblioteca.
poi soprannominata Biblioteca Laurenziana, poiché collegata alla Basilica di San Lorenzo. La biblioteca custodiva un imponente numero di manoscritti e Cosimo voleva che si arricchisse sempre di più. Cosimo si dedicò anche alla realizzazione di ville e palazzi ad uso personale. Per esempio, decise di costruire un palazzo in Via Larga, l'attuale Via Cavour, i cui lavori durarono circa 10 anni e furono affidati a Michelozzo. In un primo momento Cosimo chiese un progetto a Brunelleschi, ma lo scartò, per la sua troppa magnificenza che avrebbe senz'altro scatenato l'invidia dei concittadini. Così incaricò Michelozzo, che gli presentò un progetto più semplice e sobrio, e il palazzo fu chiamato Palazzo Medici. Per la decorazione dei vari palazzi chiamò anche artisti come Donatello, autore del celebre David in bronzo, realizzato molto probabilmente su commissione di Cosimo per il cortile di Palazzo Medici, Filippo Lippi, Paolo Uccello, Luca Della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Desiderio da Settignano e Andrea del Castagno. Nel 1459 commissionò a Benozzo Gozzoli la decorazione della cappella privata all'interno del Palazzo Medici, con la raffigurazione della processione dei magi, metafora del percorso mondano e spirituale della famiglia e del partito mediceo all'insegna della devozione. Amante della vita di campagna, Cosimo diede inizio all'edificazione di alcune delle ville medice dove poter riposarsi dalla cura del governo e degli affari. Nel Mugello, per esempio, fece ristrutturare da Michelozzo le ville di famiglie del Trebbio e di Cafaggiolo. E a Careggi fece pure costruire la villa dove si svolse gran parte della sua vita familiare. Cosimo si interessò anche del restauro di edifici esterni a Firenze, talvolta anche molto distanti, come il Collegio degli Italiani di Parigi e l'Ospizio dei Pellegrini di Gerusalemme. Appassionato della cultura umanistica, Cosimo fondò l'Accademia Neoplatonica e favorì l'indirizzo speculativo dell'umanesimo fiorentino del secondo Quattrocento. Sotto la sua direzione, il Banco Medici, che gestì dal 1420 al 1464, divenne uno dei pilastri della finanza italiana ed europea, tanto che nel corso della sua vita Cosimo riuscì a raddoppiare il patrimonio paterno. Il banco aveva già varie filiali in Italia e Cosimo, che era bravo nella gestione degli affari, estese l'influenza anche al resto d'Europa, aprendo altre filiali. Grazie a questi dati si può comprendere il successo di Cosimo in politica estera e la grande reputazione di cui godeva. Grazie alla sua immensa fortuna, Cosimo influì nella politica interna anche di paesi stranieri, militarmente molto più potenti, come il Regno d'Inghilterra. Edoardo IV d'Inghilterra, infatti, esponente della Casa York in lotta con quella dei Lancaster nella Guerra delle Due Rose, riuscì a mantenere l'esercito grazie ai numerosi aiuti finanziari che Cosimo gli passava. Di natura cordiale, amichevole e sincera, Cosimo mantenne ottimi rapporti sia con la moglie che coi due figli, Giovanni e Piero. Della moglie di Cosimo si dice che fosse un'ottima moglie, dedita alla cura della casa e dei due figli. L'unica nota negativa della loro vita coniugale fu un'avventura extraconiugale che Cosimo ebbe con una giovane schiava circassa di nome Maddalena, comprata a Venezia, da cui ebbe un figlio naturale, Carlo, che fu accolto da contessina come figlio suo ed educato insieme ai suoi fratellastri. All'età di circa 64 anni, afflitto dalla gotta e percependo il peso degli anni che avanzano, Cosimo cominciò gradualmente a ridurre i suoi interventi politici e nella gestione del banco. Lasciò la direzione del banco al secondogenito Giovanni e ai figli del deceduto fratello Lorenzo, ma continuò comunque a seguire le vicende della propria famiglia. Nel 1463 Cosimo assistette alla precoce morte del figlio Giovanni e lo pianse amaramente. In lui riponeva tutte le speranze per la successione, visto il pessimo stato di salute in cui versava il primogenito Piero, continuamente afflitto dalla gotta. Cosimo entrò in una fase depressiva e l'unica gioia degli ultimi anni di vita fu la presenza del giovanissimo nipote Lorenzo, del quale ammirava l'intelligenza e lo spirito. Nonostante fosse molto giovane, era molto più maturo della sua età, cosa che spinse Cosimo, sul letto di morte, a raccomandare a Piero di dare a Lorenzo e al fratello Giuliano la migliore istruzione in campo politico. Cosimo morì il 1 agosto del 1464, nell'amata villa di Careggi. La morte di Cosimo de' Medici fu accolta con lutto e costernazione non solo a Firenze. La signoria, in segno di riconoscenza, desiderava che Cosimo ricevesse un solenne funerale come se fosse morto un capo di Stato. Il figlio Piero, però, volle che fossero rispettate le volontà paterne e che fosse sepolto come un cittadino privato. Ma la signoria e il popolo decisero di omaggiare Cosimo con l'iscrizione Pater Patriae sulla lastra tombale realizzata da Andrea del Verrocchio.
Con decorazione geometrica posta nel pavimento davanti all'altare centrale della Basilica di San Lorenzo, un luogo che nelle basiliche cristiane era di solito riservato alle reliquie dei santi. La tomba invece si trova nei sotterranei, in corrispondenza della lastra tombale. Il sarcofago è inglobato nel pilastro della cripta che sostiene il pavimento del presbiterio,